Socialità e solidarietà sono le parole ormai tradizionali che accompagnano il Ferragosto dell'amministrazione comunale di Napoli, un giorno in cui mettere in risalto le azioni positive che in città sono a disposizione delle persone che vivono disagi sociali di maggiore entità, dai rifugiati agli anziani ai più giovani, a partire dai 60 ospiti delle due strutture di accoglienza del centro storico che il Comune ha messo a disposizione del progetto per il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, un sistema che in totale offre accoglienza a 130 persone nella città. Esperienza di integrazione e accoglienza all'interno del comune, quindi strutture non decentrate, con piccoli numeri, perché appunto 30 è il numero massimo di persone che sono nelle nostre strutture, abbiamo anche strutture da 15 o da 12, è molto positiva, i ragazzi si sentono seguiti, si sentono accolti, si sentono integrati veramente nell'ambito del tessuto sociale e anche grazie al lavoro instancabile degli operatori che quotidianamente li affiancano. È Napoli una città che ha il piacere di accogliere tutte le persone che per scelta o per necessità si trovano nella nostra città, con la speranza che possiate stare bene e che possiate anche voi contribuire a far stare meglio la nostra città, con le vostre tradizioni, la vostra cultura, la vostra religione, la vostra sensibilità. Ai Colli Aminei invece, sempre accompagnato dall'assessore alle politiche sociali Roberta Gaeta, la visita del sindaco all'Istituto San Giuseppe, la struttura residenziale per l'accoglienza degli anziani gestito dalle Povere Figlie della Visitazione di Maria, una realtà nella quale trovano ospitalità decine di persone. Infine, prima del saluto agli agenti di Polizia Municipale di turno, la visita al centro polifunzionale San Francesco d'Assisi in via Marechiaro, che fino a settembre ospita attività ai ragazzi, insieme con genitori e tutor, secondo la formula consolidata per la quale sono gli stessi ragazzi che hanno già frequentato i corsi e la formazione in precedenza a diventare a loro volta tutor per gli anni successivi. Grazie e buon Ferragosto a voi e alle vostre famiglie. E oggi stiamo tra le persone che più soffrono, rifugiati, immigrati, anziani della nostra città, senza fissa dimora, poveri. Napoli è una città che ha un grande cuore, che sa accogliere, sa valorizzare le differenze, grande solidarietà nella nostra Napoli. È una Napoli che vogliamo, puntando sempre più in alto, più servizi, grande orgoglio, molto bella questa immagine dei negozi aperti, una città viva, mescolare popolazioni di tutto il mondo, una bella immagine che punta sulla bellezza di Napoli e sulla cultura. Poi produce economia, crea posti di lavoro, questo è il dato che vorrei sottolineare. Tutto questo è movimento di economia, lavoro e distribuzione di ricchezze, perché vedi ragazzi anche poveri che lavorano, quindi questo ci dà grande speranza. Noi collaboriamo col governo sempre, cerchiamo di collaborare, poi registriamo una discriminazione forte nei confronti della nostra città, le responsabilità su Bagnoli, i tagli, si danno i soldi a Roma e a Milano e si taglia a Napoli, non va bene perché il Sud non deve essere discriminato, noi non siamo per il lamento, non piangiamo, ce la stiamo facendo da soli, è frutto del nostro lavoro e dei napoletani, però non vogliamo essere discriminati e qualche volta nemmeno presi in giro.